La gestione del click delle dichiarazioni dei redditi del fisco in generale è veramente semplice. In questo caso vedremo come con tre semplici click arriviamo direttamente nella dichiarazione dei redditi. Quindi un click fisco, apriamo il pannello delle dichiarazioni, qui inseriamo redditi, qui sono già suddivise per anno. Questa è la prima, ultima, diciamo, depositata, quindi facciamo PDF. In questo caso abbiamo già aperto il PDF della dichiarazione. Qui possiamo aprire ad esempio l'IRAP e così via le altre dichiarazioni. Vediamo ora una cosa ancora più particolare. Entriamo nel modulo IVA, nelle dichiarazioni IVA. Entriamo nella dichiarazione 2016. Le dichiarazioni sono tecnicamente delle registrazioni, sono registrazioni multiple che prevedono veramente tantissimi dati, ma quello che voglio fare vedere adesso è come all'interno di una registrazione della dichiarazione, qui siamo per il 2016, possiamo aprire la dichiarazione dei redditi direttamente col programma di fisco online. Facciamo un doppio clic semplicemente su questa zona qui. Questa istruzione con un doppio clic è andata a fare un'apertura automatica della dichiarazione IVA unico online. Quell'istruzione ha aperto la dichiarazione IVA del fisco online. Ha trasferito direttamente il file apribile con questo programma, quindi facciamo apri, troviamo già il file dentro, già presente, quindi possiamo navigare per i quadri della dichiarazione direttamente sul programma del Fisco Online. Questo sistema di operatività opera anche su tutte le varie dichiarazioni, IRAP, IRES, IRPEF per le persone fisiche, eccetera. Qui possiamo stampare, ma addirittura possiamo condividere questo lavoro con il commercialista. Nel click troviamo una completa integrazione quindi del fisco online con il software Contain on Click. Quindi qui possiamo chiudere questa dimostrazione sul programma fisco online dell'IVA ed anche degli altri programmi. Guardiamo ancora brevemente questa registrazione molto particolare dell'IVA sul 2016 che va a gruppare tutta la posizione di un anno. Quanto resta ancora da pagare, in questo caso raggruppa tutti i versamenti effettuati su quell'anno lì relativi all'IVA 2016, addirittura estrapola gli avvisi bonari e li raggruppa e quindi aggiunge anche la parte di capitale che viene versato, in questo caso ratealmente. In questo caso la situazione segnala che ci sono ancora 2.266 euro per chiudere la posizione annuale dell'IVA 2016, ma qui di fianco troviamo anche tutta una serie di saldi dei vari anni IVA, quelli già chiusi, quindi abbiamo una chiusura del 12 totalmente, poi gli altri sembrano un po' aperti, perché anche qui ci sono degli avvisi, tutta l'IVA non è stata versata subito, ci sono degli avvisi rateali, poi pagati in rateazione, e quindi ci dà anche poi un totale complessivo a oggi di IVA ancora da versare su vari anni, poi suddivisa anche su tutti gli anni, quindi c'è la massima trasparenza su quanto manca a livello di IVA nei vari anni, su quei anni, e si può anche interrogare molto facilmente facendo un semplice clic sull'anno di riferimento e si va in un'altra zona di quell'anno.